Un periodo di appannamento può capitare. La vittoria di Rende di domenica scorsa aveva forse illuso un po' tutti. La verità è che l'Akragas in questo periodo a Naspa non è più solida come fino a qualche settimana fa. Troppi impegni ravvicinati, diversi infortuni hanno stancato la squadra di Rigoli che sta rifiatando. Un fattore fisiologico capita a tutte le squadre nell'arco di una stagione tirare un po' il freno. Questa squadra ha un'anima e anche un gioco. Il pareggio interno con il Due Torri di 15 giorni fa era suonato come un campanello d'allarme. Poi è arrivata la vittoria a Rende e tutti hanno dimenticato che questa squadra era influenzata, ma le medicine non sempre fanno i miracoli e così nel giro di 4 giorni sono arrivate 2 delusioni. Prima l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Pomigliano, che si è qualificato dopo i calci di rigore, ma nei regolamentari era riuscito ad impattare 2-2. Ieri invece la sconfitta a Torrecuso. L'Akragas contro il forte complesso beneventano ha ceduto 1-0, giocando bene nei primi 20 minuti di gara, quando avrebbe anche meritato il vantaggio. Nella ripresa, pronti via, è arrivato il gol di Zerillo e i biancazzurri, malgrado i molteplici cambi di Rigoli, non sono riusciti a reagire. Terza sconfitta esterna stagionale e Savoia che vola più 5. Adesso manca una sola giornata al termine dell'andata e domenica all'Esseneto arriva il noto che ieri ha deluso in casa contro il Ragusa. Rigoli e i tifosi però si consolano con il nuovo arrivato Ciccio Vitale, classe 1983, attaccante esterno che nei piani del tecnico catanese dovrà rimpiazzare lo sfortunato Bonaffini. La società è stata di parola, il presidente Silvio Alessi aveva promesso il grande colpo e con Vitale, 55 reti finora in carriera in Serie D, la promessa è stata ampiamente mantenuta. Come era invece nelle previsioni, il Licata non si è presentata ad Agropoli perdendo il match a tavolino e venendo penalizzato di un altro punto in classifica. A questo punto, se domenica prossima i gialloblu non si dovessero presentare a Liotta per ospitare la Cavese, verrebbero radiati d'ufficio dalla Lega Nazionale Dilettanti. Serve Babbo Natale che porti in dono un mecenate in grado di rilevare le quote societarie e proseguire l'avventura in campionato. In eccellenza il Camarat continua a non perdere colpi. La squadra di maggio travolge la Parmonval 3-0 con reti di Fragapane e doppietta di Giacalone e porta a 4 le lunghezze di vantaggio sulla Leonfortese. È finito invece in parità il derby agrigentino, ripreso dalle nostre telecamere, tra Raffadali e Gemini. 1-0-0 giusto per quello che si è visto in campo. Semmai i due allenatori, Bellomo e Balsamo, hanno criticato l'operato dell'arbitro Grangi di Enna, che ha finito con lo scontentare entrambi. Vittoria facile per la Profavara che prosegue la sua marcia di avvicinamento alle zone di alta classifica. La squadra di Romano ha vinto 2-0 contro la Folgore con reti di Cordaro e Imeri. Colpo d'ala del Campofranco che espugna il terreno della San Cataldese con un gol di Congialdi. Nella pallacanestro si chiude la serie vincente della Fortitudo Moncada, battuta sul campo di un'eccellente Arcantea Lucca con il punteggio di 89-78. Troppo ispirati i padroni di casa, poco presenti gli ospiti nella propria metà campo. La Fortitudo inizia con il solito quintetto, Piazza, Von, Mian, Chiarastella e Mocavero e trova subito un buon ritmo dal punto di vista offensivo, cosa che peraltro riesce bene anche ai padroni di casa. Le difese infatti non sono la parte migliore del gioco espresso dalle due formazioni nei primi 10 minuti, visto che si riesce ad arrivare con relativa facilità a comode conclusioni al ferro, ognuno con le rispettive caratteristiche, la velocità sul primo passo di Loac e il mestiere di Valendi sui tagli, la capacità dei lunghi di Ciani di trovarsi con l'alto basso o il penetra e scarica degli esterni. Un clima agonistico non infuocato, tanto che nei primi 4 minuti non ci sono stati falli. Dal secondo quarto in poi invece gli agrigentini cedono di schianto, Lucca vince con pieno merito. Da segnalare i 19 punti di Vincenzo Di Viccaro, i 16 di Von e i 10 di Mian e Mocavero. Nella pallavolo Serie B1 femminile, seconda vittoria di fila per l'Akragas Volley. La formazione di Valerio Leonetti ha vinto al tie-break fuori casa contro il San Vito de Normanni. Questi parziali 20-25, 20-25, 28-26, 25-19 e 14-16. I 2 punti conquistati permettono alle biancazzurre di rimanere in zona playoff. È stata una partita combattuta durata oltre 2 ore. La squadra agrigentina ha dominato i primi 2 set per poi calare alla distanza e favorire la rimonta delle padrone di casa. Il San Vito non con caparbietà e merito ha vinto il terzo sul filo di lana ed il quarto set in maniera invece netta. Il quinto set è stato avvincente e ricco di colpi di scena. L'Akragas è stata abile nel tenere altissima la concentrazione e con classe ed esperienza è riuscita a portare a casa la vittoria. Per la formazione allenata da coach Morales un punto di consolazione che fa comunque muovere la classifica. Da segnalare i 25 punti di Tatiana Lombardo, stratosferica, 16 di Ambra Composto, 12 di Elisa Piscopo e 11 di Scilla Bascione.
Fasciano. Soddisfatti del successo, i dirigenti agrigentini, che guardano al futuro con maggiore ottimismo. Domenica prossima l'Acragas Volley giocherà in casa nella palestra di Aragona alle 18 contro la capolista Pallavolo Marsala, giunta alla 9ª vittoria consecutiva. Prevenire l'emergenza. Affidarsi al CNA Servizi Agrigento SRL. Sicurezza sul lavoro. Igiene ambientale, qualità e privacy. Tutti gli strumenti indispensabili nelle aziende, nei cantieri, ma anche servizi alle imprese. Dalla valutazione dei rischi alle misurazioni strumentali. La sicurezza non ha prezzo, ma ha un nome. CNA Servizi Agrigento. Trasforma la sicurezza in risparmio. Richiedi un check-up aziendale gratuito ai seguenti contatti. Telefono 0922 20 212. Oppure vienici a trovare presso i nostri uffici in via Imera numero 223C. Tutti i giorni su questa rete, su Televideo Agrigento. Direzione artistica Biagio De Martino Management.